Allora la politica l'ha chiusa, la politica dovrebbe, però intanto non c'è un politico che viene a nostro favore che dice mo. Ma il PD pare che ha aperto le gabbie, ha dato autorizzazione. Ha cacciato delle scimmie a cacciare. Sì. Ha dato. Ha cacciato delle scimmie a cacciare. Ha detto protestare che non terremo punto. Potete protestare. Sì. Ma il problema è questo, veramente. Questo perché abbiamo vinto col no. Se avesse vinto il sì, era ormai tabula rasa, potevamo stare tranquilli. Il ponte già a casa. Era fatto. Che? Il ponte già non era... solo il ponte, ma anche il biodigestore. Non vi dimenticate che anche il biodigestore. Quindi sono tre le cose, i ponti e il biodigestore, che da Roma, Piedimonte, andava sotto il comprensorio Caserta e Isernia. Però senza nessuna senza nessun veto, come andava a Roma, si deve fare a Piedimonte e si fa, si deve fare a Lifa e si fa, senza problemi. Allora, questo è il significato del no. Noi ci dobbiamo riappropriare del voto, non ci vogliono far votare perché sanno che, praticamente, che il popolo non sta più bene, fermenta, fomenta. Ma questo che c'entra col ponte? C'entra. Questo è fondamentale. Il ponte è una scelta e bisognissa affari, scusate. Perché siete qui oggi? Siamo qui perché stiamo alla paralisi, cioè vogliono escludere il nostro territorio, Alife, Piedimonte e tutta quella zona lì. E siamo qui anche per i cittadini di Baia, di Maiorano, di tutti questi paesi qua che non possono accedere a Piedimonte, che è l'arteria più importante. Ormai questa gente, pure per le scuole, i ragazzi, non stanno venendo più a Piedimonte, incominciano ad andare verso Caianello e verso Talese. Quindi si vuole escludere questa zona e si vuole forse sfruttare qualche altra zona, sviluppare qualche altra zona a scapito di questa zona, di questa bretella Dragoni-Piedimonte. Stiamo difendendo anche il Matese, stiamo difendendo tutti. Cioè, stiamo questo difendendo Dragoni. È un problema. Gli abitanti di Dragoni. Gli abitanti di Dragoni si stanno esponendo poco, pensano che hanno arricchito le loro attività. Infatti siete pochi qui. Ma noi non siamo, siamo pochi, di non siamo in pochi rispetto alla popolazione che ma la gente c'ha da fare, la gente stanno alla frutta con le attività, i commercianti purtroppo stanno nei loro negozi. Io ho lasciato mia moglie al negozio e sono venuto, ma gli altri purtroppo stanno in prima persona ai negozi. Lo so. Avevo proposto di mettere un cartello che avvisasse la cittadinanza perché per un'ora, un'ora e mezza il negozio sarebbe stato chiuso per sensibilizzare anche loro, perché purtroppo la gente pensa al proprio orticello, non si fa toccare da queste cose, perché ripeto, se qui fossimo stati in 3-400 le cose sarebbero cambiate oggi e cambierebbero da oggi in futuro, però la gente si chiude dietro le finestre. Oggi è il primo step, ci saranno altre manifestazioni sicuramente, da qui alle prossime elezioni che si terranno qui. Ma perché avete scelto il municipio di Dragoni? È perché da qui si parte, perché qui il presidente della provincia, del presidente del territorio sta qui a Dragoni. Ma secondo lei verrà? È poco sensibile, ma non verrà, non è mai venuto, perché dovrebbe venire? Potrebbe venire perché stamattina stanno le forze dell'ordine, quindi è probabile che venga pure. Perché teme la vostra... Ma penso che io, i conigli che fanno? Fuggono. Per me una volta questa persona disse che ebbe uno screzio con mio fratello, lo chiamò Birboncello, ma il Birboncello, sono andato a vedere il significato, rispecchia la sua personalità. Secondo me è proprio un Birboncello questo personaggio. E non ha il coraggio di farsi avanti, perché dice solo menzogne. Che venisse stamattina a parlare con noi, perché non viene? Non viene. E lui, non verrà. Lui dice che gli atti sono pronti e che bisogna solo operare. È un adesso. Bugiardo, dice il contrario, che venisse a parlare con noi, con i nostri tecnici, e vediamo chi ha ragione. Abbiamo speso 35.000 euro per fare le prove di carico che non competevano a noi, era competenza sua e non le ha volute fare perché stanno in difetto, sanno di stare in difetto purtroppo. Però più di tanto... Serve il potere al popolo, che però un popolo è un po' assente, no? Ma no, il potere al popolo, noi avremmo bisogno di politici onesti, questo è il problema. Un'utopia? Da tutti i punti di vista. No, non è un'utopia. Non è un'utopia, perché? Noi con la vittoria del no abbiamo detto che vogliamo gente onesta, che faccia gli interessi nostri, non gli interessi dei clan, della mala politica. Che è il fatto? Sono cose, io penso che sono ticket già consolidati, i ponti e le varie cose, perché sono contro i nostri interessi, quindi noi queste cose non le possiamo... In sostanza la chiusura di Ponte Margherita secondo lei è solo una strategia d'affari? Per fare il business, per far costare il ponte 30 volte tanto quanto costa, per inibire la zona e via di seguito, questo è il problema. Pubblici in Italia, cioè? È la storia dei lavori pubblici in Italia, che partono da 10 e arrivano a 1.000, cioè non è che
è la prima volta, scopriamo adesso queste cose, tutte le opere pubbliche italiane costano sono così. 10 volte quelle che dovrebbero essere. Esattamente. Guardate, a Terni, io ho lavorato per 10 anni a Terni. Terni è collegato con Orte con dei viadotti. Terni senza viadotti è morto. Lì stanno lavorando da 2-3 anni senza unico alternato. Stanno aggiustando i viadotti perché hanno bisogno di manutenzione. Un ponte così, un ponte di 30-40 metri. Ma secondo lei perché il progetto della provincia non è buono? Cioè perché lo contestate? Ma non è che non è buono, perché andrebbe, il ponte andrebbe, diciamo, aggiustato, fatto un poco meglio, ma non è fatto ex novo. Cioè, se ho capito bene, ci sono due progetti, quello del comitato e quello della provincia. E credo di sì, io penso che un ponte come quello, che poi è stato costruito... Sì. Se c'è da fare un ponte che ha problemi strutturali, non entriamo nel merito del fatto se ce li abbia o meno. Da quanto tempo è chiuso il ponte? E sarà un anno, penso. Un anno. Allora c'è da fare il lavoro, lo cominci e lo termini nel giro di 2, 3. Se fosse necessario fare i lavori, tu li fai subito. Allora, se fosse necessario, se non è necessario, è un altro discorso. La provincia ha chiuso circa un anno e qualche mese fa un ponte, perché il ponte, secondo le indagini che aveva fatto la provincia, non era agibile, addirittura era strutturalmente debole. No, io la domanda è... Sì, no, c'è un solo progetto che è quello presentato alla provincia. Poi ci stanno le prove che ha fatto il comitato a sue spese, e le prove hanno detto che il ponte non doveva essere chiuso, poteva essere aperta una sola corsia, e nel frattempo cominciavano i lavori. Le nostre prove sono state inviate alla provincia, la provincia però non ne tiene conto. Va avanti per la sua strada, gli interventi che propone la provincia sul ponte porteranno dopo 2 anni alla spesa di quasi 400.000 euro alla chiusura definitiva del ponte. Con le nostre prove il ponte non viene chiuso, spendendo probabilmente gli stessi soldi del progetto della provincia, noi riusciremo a riportare il ponte a 16 tonnellate, non verrà abbattuto e quindi questo disagio terminerà. Terminerà, è chiaro che poi bisognerà fare la manutenzione ordinaria che su quel ponte non è mai stata fatta, quindi il progetto purtroppo allo stato è uno solo. Il progetto che ha presentato la provincia sono circa 1,5 mesi che è fermo al genio civile, perché noi pensiamo che quel progetto è fatto con la stessa superficialità con la quale il ponte è stato chiuso. Infatti il genio civile è 1,5 mesi ha chiesto integrazione su quel progetto, perché quel progetto è fatto con superficialità, hanno chiuso quel ponte con superficialità, il ponte poteva restare aperto e noi stamattina probabilmente stavamo tutti quanti a lavorare invece di stare qua, perché qua non è che c'è sta gente che non ha nulla da fare, qua ci stanno persone che la mattina vanno a lavorare, purtroppo ci stanno privando anche di questo diritto, siamo qua per questo. Speriamo che con questa manifestazione il presidente della provincia tenga conto del fatto che il comitato, fatto di commercianti e di operatori economici della zona, ha speso dei soldi in un periodo di crisi, tenga conto di questo certificato di transitabilità che abbiamo fatto fare a nostre spese, riapra immediatamente il ponte e si rifaccia un progetto che tenga presente il fatto che il ponte può essere aperto, migliorato e non deve essere abbattuto. Grazie. Prego. Potete srotolare.